Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ha visitato questa mattina alcune aziende agricole nella Marsica. La visita rientra nell'ambito del programma di incontri nelle realtà di riferimento del settore primario nei vari territori italiani. Un tour alla scoperta delle importanti realtà del Fucino. Il ministro si è soffermato nei locali di stoccaggio e lavorazione del miele e di estrazione degli oli essenziali nello scialle Dolce Lavanda di Pescina per una degustazione dei mieli rari. Subito dopo si è recato a San Benedetto dei Marsi per un sopralluogo all'impianto di confezionamento di prodotti orticoli della cooperativa agricola Primavera. Un bilancio estremamente positivo, abbiamo visto le eccellenze di questi territori, che sono eccellenze della regione ma del nostro paese, dal miele agli ortaggi come le carote, patate, finocchio, produzioni tipiche che hanno dimostrato grande resilienza nel modo in cui hanno affrontato la pandemia, ma che hanno bisogno di sostegno, di certezze per il futuro. Sono certezze che il Ministero cerca di dare, da un lato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dall'altro con le politiche di sostegno tradizionali. La sfida della nuova PAC passa anche per la valorizzazione delle distintività delle nostre produzioni agroalimentari di tante zone del nostro paese. Questa è una zona di eccellenza, oggi poi continuiamo con le visite e vedremo le tecnologie, le nuove tecnologie, quelle di frontiera, che potranno aiutare il sistema a avere meno impatto ambientale, a ridurre la propria impronta ambientale, a ridurre gli input e quindi a fare quel percorso di sostenibilità che è necessario. Una giornata davvero positiva. Siamo contentissimi che il nostro ministro, il ministro Patuanelli, sia venuto qui a conoscere una realtà tra le più importanti in tutta Italia. Soprattutto in questo momento c'è bisogno di fare mente locale e di avere un target per il futuro. Le aziende che ci sono qui nel Fucino sono già all'avanguardia, questo ci dà possibilità e ci rende anche più semplice il compito di intervenire per poter creare ancor più indotto, per poter creare ancor più economia. Le aziende che il ministro ha potuto visitare e che stiamo continuando a visitare sono sicuramente fra le prime, ma ovviamente non sono le sole. Fortunatamente noi abbiamo grandi eccellenze, forse a volte non proprio ben valorizzate anche dall'azione istituzionale. La venuta del ministro serve proprio a questo, serve per mettere un punto e per mettere una base per una vera valorizzazione di queste aziende, in particolar modo con quello che deve essere poi l'intervento su tutto il Fucino, finalmente con la realizzazione delle vasche di laminazione e dell'intero impianto di irrigazione in pressione.